Buongiorno a tutti, oggi parliamo della lingua e l'importanza che ha la lingua nel cantante. La lingua è un muscolo, in realtà è un insieme di tanti muscoli, non vi dico quanti sono. L'importante è che pensiate bene alla sua funzione principale. La funzione principale della lingua è quella di deglutire, di mandare giù quello che noi mangiamo e mastichiamo e ci permette quindi di far transitare tutta la le cose che noi abbiamo masticato verso l'esofago e giù verso il nostro stomaco. Se questo meccanismo funziona correttamente, noi non abbiamo nessun problema. Altre volte ci può capitare di avere difficoltà di deglutizione, avere problemi a mandare giù, avere sensazioni di che non proceda bene il volo che noi abbiamo in bocca. E per quanto riguarda il canto e il parlato, anche la lingua è fondamentale, perché che cosa fa? Nella sua articolazione, cioè muovendosi in modo differente, occupa degli spazi all'interno della nostra bocca e crea una risonanza per cui il nostro vibrato, quindi la nostra vibrazione sonora di base, prende la forma delle vocali, quindi una A è diversa da una I, da una O, eccetera. Quindi questo è proprio ad opera principalmente della lingua, insieme poi alla mobilità delle nostre labbra, dei nostri muscoli mimici, eccetera. Ma la cosa importante è che a volte noi utilizziamo in modo non corretto questa lingua. Infatti dovrebbe, in teoria, in una situazione di riposo, rimanere all'interno dell'arcata inferiore dei denti, bella rilassata, senza andare a creare delle montagnette, quindi delle zone rialzate o delle zone di tensione. È molto difficile definire una tensione linguale, però è vero che è piuttosto semplice capire se abbiamo delle difficoltà nel parlare e nel cantare, soprattutto durante le agilità. Per cui se vi trovate ad avere delle difficoltà nel parlato veloce o nelle agilità durante il cantato, probabilmente la lingua è un po' in difficoltà nella mobilità. Per quanto riguarda le cose che voi potete fare, intanto ci sono un sacco di indicazioni che possono darvi i vostri maestri di canto, i vostri logopedisti, per quanto riguarda proprio la tecnica di utilizzo della lingua durante il canto. Per quanto riguarda poi il rapporto tra la lingua e le catene di tipo posturale, possiamo dire che la lingua è una struttura muscolare che è in contatto molto stretto con l'osso ioide. L'osso ioide è qua in cima, a livello superiore della nostra laringe. Per cui tutte le tensioni che si creano all'interno di questo gruppo muscolare possono essere in relazione anche all'osso ioide e possono limitare la mobilità dell'osso ioide. Abbiamo già parlato dell'osso ioide in un video precedente. La cosa importante da fare è cercare di rendere libera la parte linguale e dell'osso ioide e libera la parte della laringe sottostante. Con qualche miglioria dal punto di vista tecnico vocale potrete sicuramente articolare in modo volontario meglio la vostra lingua. Dal punto di vista manuale esistono delle tecniche che possono influire positivamente sulla corretta tensione sia linguale che il rapporto tra l'osso ioide e la parte inferiore, quindi più legata alla laringe. Possono essere tecniche svolte in studio, possono essere tecniche un pochino più specifiche gestite anche in autonomia dal paziente, esercizi più di tipo strettamente stretching, di tipo posturale. Volevo farvi vedere un paio di esercizi molto specifici su questo genere di tensioni. Si parla di catena glosso-podalica. In realtà questa è un'entità un po' difficile da visualizzare, però esistono in continuità parecchie strutture miofasciali, quindi più muscolari contrattili e più tendine non contrattili, che mettono in relazione la lingua con le strutture dei visceri del collo e via proseguendo con i visceri del torace. Quindi non possiamo dire in modo certo: se io ruoto un piede la lingua va da una parte, non in tutti è così, però esistono dei collegamenti di strutture di tipo meccanico anche molto a distanza dalla bocca, per quanto possibile. Quindi fatevi controllare anche da un punto di vista più posturale e viscerale per capire se queste tensioni su queste strutture muscolari e fasciali possono essere eccessive oppure no, e possono soprattutto perturbare nella respirazione, nel parlato, nel cantato.
ok? Semplici esercizi, due facili per cercare di rendere più agile soprattutto la base della lingua in relazione alla vostra laringe, ok? Numero uno, mettete le mani, la mano in questo modo, fortemente in contatto con la parte verticale della vostra laringe, quindi andate sul tetto e indietro alla parete della laringe e state lì senza strozzarvi, mantenete questo contatto. Lentamente portate la testa verso l'alto e la lingua verso la punta del vostro naso, tenendo ferma questa zona qua. E trazionate lentamente, andata e ritorno, molto lentamente senza avere dolore. Quindi blocco, limito, vado verso l'alto con la lingua e ritorno. Questo è un semplicissimo esercizio. Secondo esercizio, sempre con la stessa procedura. Tengo la parte tra il tetto e la parete della vostra laringe, porto la lingua in alto e leggermente a destra, quindi vado su e ritorno. Ritorno in neutro, lo faccio dall'altra parte, posizione fissa, estensione minima e ritorno, ok? Vi portate poi davanti allo specchio, in questa posizione vi controllate con la stessa presa a livello del collo e rilassate bene la mandibola verso il basso, lasciate cadere la mandibola, ok? Questa volta portate in avanti verso il basso la punta della vostra lingua e ritorno e ritorno. Con la mano tirate leggermente verso il basso, mantenete, e con la lingua protrudete in avanti e indietro. Appoggio, apro e ritorno. Appoggio, apro e ritorno. Poi potete mobilizzare semplicemente mantenendo questa posizione con la mano un po' a destra e un po' a sinistra la vostra mandibola. Perché la vostra mandibola è importante? Perché la mandibola è, diciamo, il binario in cui si muove la nostra lingua. È molto importante che voi cerchiate di rilassare la vostra mandibola, perché la mandibola molto spesso con le sue tensioni muscolari non va d'accordo con la vostra lingua. A volte potreste anche trovare una lingua con dei segni dei denti che spinge contro i denti, oppure a volte la lingua spinge contro il palato, soprattutto nella parte anteriore sugli incisivi. Quindi sono tutte situazioni che devono essere valutate dal logopedista o dal foniatra in modo da capire se c'è un discorso più rieducativo da fare in modo più specifico. Per quanto riguarda il canto, provate a fare questi semplici esercizi, sono semplicemente mirati allo svincolo delle tensioni linguali rispetto al tetto superiore della vostra laringe. Per quanto riguarda poi l'articolazione, gli esercizi di miglioramento della velocità di articolazione linguale, dovete mettervi in mano assolutamente da un vostro insegnante di canto o eventualmente un logopedista se avete dei problemi da rieducare. Alla prossima!